Jam TV. Ciao, bentornati su Jam TV. Definirlo semplicemente un pittore sarebbe riduttivo, perché Carlo Montana è veramente un artista a 360 gradi. È un grande conoscitore, amante ed estimatore di musica. E forse per questo ha deciso di dedicare la sua arte esclusivamente a soggetti musicali. Io sono stato a trovarlo nel suo studio, che preferisco definire atelier, tanto è bello ed elegante come luogo. E mi ha raccontato come è nata la sua passione per la musica e la sua passione per la pittura, e come ha deciso ed è riuscito a mescolarle insieme. Ascoltate l'intervista a Carlo Montana. Ciao, sono Carlo Montana, sono un pittore. Da 14 anni collaboro con Enzo Guaitamacchi durante i suoi spettacoli, sono sul palco con lui, dipingo, ho gli artisti presenti sul palco oppure degli artisti di riferimento che possono essere variati, o Bob Dylan, o John Lennon, o Janis Joplin, o Jimi Hendrix, o Bruce Springsteen. Dipingo l'artista di riferimento dello spettacolo. Io ho sempre dipinto perché ho iniziato da piccolissimo e ho fatto Brera. E niente, questa possibilità mi ha permesso di raggruppare due delle mie grandi passioni, la musica e la pittura. Quando dipingo nel mio studio, io ho sempre dipinto ascoltando musica, perché è uno stimolo. Io suonavo da quando ero un giovane e ho sempre unito queste due mie grosse passioni. Adesso la pittura è diventata un lavoro che di cui non posso farne a meno, perché è la mia vita. Dipingo durante tutto il giorno. Quando ho l'ispirazione per un quadro, non c'è un momento particolare. Cioè, parto la mattina e vado avanti a mare anche fino alla notte, fin quando non l'ho finito, fin quando non mi ha soddisfatto. Nasce prima la passione per la musica, poi ho sempre dipinto, e l'insegnante di educazione artistica aveva detto a mio papà che ero portato per disegno, e quindi ho fatto il liceo artistico lì mi sono appassionato tantissimo alla pittura. Però, come dicevo, hanno sempre viaggiato assieme pittura e musica, anche perché appunto io suonavo in un complesso, suonavo la batteria, e poi niente, la pittura ha preso il sopravvento nettamente, è diventata la mia vita, è diventata la mia vita, perché non riesco a stare veramente senza dipingere, senza la pittura. Io ho dipinto altri soggetti perché è una vita che dipingo. Praticamente ho iniziato a 6 anni e quindi ho fatto vari generi, diciamo. Però sempre, appunto perché ascoltavo la musica, sempre anche ogni tanto facevo dei quadri musicali con artisti musicali, soprattutto quelli che piacevano a me, naturalmente, come i Beatles, come John Lennon, come De André. Appunto, conoscendo Enzo, invece, diciamo che ho indirizzato di più questo lavoro verso quadri di cantanti, di artisti, e li ho fatti praticamente tutti, perché ne ho fatti un'infinità di quadri di cantanti. Essendo sul palco e avendo un tempo ristretto, che può andare dai 20 minuti all'ora, alle 10, devo usare una tecnica diversa, quindi io uso dei colori all'acqua, non sono acrilici, sono degli smalti all'acqua che mi sono stati suggeriti da Sam Andrews, il chitarrista dei Deep Brothers, quando eravamo a San Francisco. Questi danno dei vantaggi che asciugano subito, non sono tossici e non sono incendiarie, quindi questi sono tutti dei requisiti che sul palco servono. Io dipingevo sempre ad olio. L'olio, insomma, ti dà la possibilità di fare delle cose in un modo un po' classico. Diciamo che questo
è stato un modo anche per avere l'immediatezza di quello che stai facendo, perché tu hai un tempo e in quel tempo tu devi finire il quadro e quindi devi trovare la soluzione per finirlo, per poterlo finire, deve essere il personaggio che tu stai rappresentando. Con l'olio invece la lavorazione, diciamo che è molto più fluida, ti si dà la possibilità di lavorarlo di più, di fare determinate sfumature, cioè forse era anche un mio limite, perché un quadro non lo finivo più e non era mai finito per me. Mi piaceva così tanto e mi piace così tanto dipingere che non sapevo dire adesso è finito, e invece sul palco devo finirlo. E questo per me è stata una grande conquista, perché riesco a fare delle cose con un'immediatezza e con un risultato che è ottimo, perché forse mi perdevo quando ero in studio in fronzoli, in cose che potevano distrarre quello che era l'intensità del soggetto. Da quando faccio i ritratti sul palco, io parto sempre dagli occhi, perché negli occhi capisco subito se il personaggio che sto ritraendo è lui, e quindi poi io posso completarlo, ma l'intensità degli occhi e la particolarità, perché ognuno ha un'espressione sua, diversa, e se io riesco a centrare subito il personaggio che devo dipingere, devo ritrarre, io poi sono tranquillo e posso permettermi di fare anche tutto il resto. Però l'importanza è negli occhi, perché gli occhi ti danno la dimensione, la giusta intensità e espressività di chi tu stai ritraendo. Il rituale di quando preparo un quadro o di quando inizio un quadro in studio è: prima metto sempre la musica e scelgo un artista, che non necessariamente deve essere l'artista che andrò a ritrarre. Io dico sempre che quando trovo un amalgama tra musica e pittura, poi i colori escono da soli, perché anche se io ho un'idea in testa, però i colori mi vengono dati dall'emozione che provo, che mi trasmette la musica, e questo vale anche quando sono sul palco. Quindi io preparo, metto un CD, poi comincio, prendo una tela naturalmente, scelgo un soggetto e faccio un disegno, perché per me è fondamentale saper disegnare, è fondamentale avere una traccia del personaggio che tu stai ritraendo. Poi lo modifico quasi sempre quando dipingo, perché come dicevo sono i colori, sono le emozioni, tutti questi fattori, anche l'ambiente, quando sono sul palco, che mi permettono di tirar fuori, di mettere dei colori che inizialmente non avevo neanche in mente. Però il disegno per me è fondamentale, quindi io parto sempre da una traccia di disegno. Una delle emozioni più forti è stata quella di dipingere sul palco assieme ai Big Brothers and the Holding Company il complesso di Janis Joplin, e quello veramente è stato un momento grandissimo. Io ritraevo una Janis Joplin di 2 metri per 2, era il sorriso di Janis Joplin, e quella è stata veramente un'emozione fortissima, come lo è stato allo stesso modo dipingere con Country Joe McDonald, un'altra grandissima emozione. Anche un'altra emozione forte è stata dipingere con Eugenio Finardi. Tra l'altro lui alla fine ha detto una cosa che per me è fondamentale, mi ha detto: tu dai dignità a quello che dipingi. E questo è quello che io ho sempre cercato di fare, cioè di mettere dentro tutto me stesso in quello che io sto rappresentando. Tanto è vero che dei critici d'arte dicono che io ritraggo me stesso col volto degli altri, non lo so. So che io ci metto una grande passione, un grande entusiasmo, ci metto tutto me stesso nel cercare di ritrarre i personaggi che ho davanti o che devo
interpretare. Ne ho fatti tantissimi di ritratti del mio vero idolo, che è John Lennon. Cioè, John Lennon, io avevo un quadro, un ritratto ad altezza naturale che per 15 anni io avevo, era a fianco dove io dipingevo, e io gli ho sempre parlato assieme perché mi dava la carica, mi dava la forza. E lui è veramente stato, assieme ai Beatles, ma lui soprattutto, la mia grande forza di ispirazione, perché è stato un personaggio per me fondamentale. Tanto è vero che God è stata la canzone che mi ha veramente cambiato la vita, dove lì ho avuto chiaramente la percezione, e lui lo dice, che devi credere solo in te stesso. E quello mi ha dato veramente la forza di andare avanti e di fare della mia vita, o meglio, di fare della pittura la mia vita. E ne sono fiero, sono orgoglioso di questo, perché a 64 anni io posso dire con grande orgoglio che riesco a dipingere quello che voglio, e con grande emotività, intensità, con grande passione, entusiasmo, cioè riesco veramente a dare tutto me stesso in quello che faccio. Cioè, ecco, non voglio mentire, perché ho sempre dato un valore sacro all'arte e ci tengo a questa cosa qui, a questo concetto, perché per me è fondamentale non mentire, dare tutto me stesso in quello che sto facendo. Chiaramente, cioè, l'artista che avrei voluto dipingere dal vivo e conoscere, quindi, era John Lennon, cioè non c'è ombra di dubbio. Mi sarebbe piaciuto anche aver potuto dipingere Jim Morrison, perché lo ritengo veramente un personaggio unico. De Gregori mi sarebbe piaciuto veramente, De André, mi sarebbe piaciuto dipingere questi personaggi, perché si avvicinano molto a quello che io ho sempre cercato di essere, e ho sempre ascoltato quando dipingevo. Mi hanno trasmesso tante emozioni, e quindi avrei voluto, tra virgolette, diciamo, rendergli il mio umile omaggio, ritraendogli e dicendo: questo è quello che voi mi avete trasmesso, questo è quello che io sto cercando di trasmettere a voi tramite questo ritratto che vi sto facendo. Quando ero a San Francisco, Joe Selvin, che è stato il critico del San Francisco Chronicle, era entusiasta da questo mio modo di dipingere, e lo stesso Country Joe mi aveva fatto un grosso complimento quando mi aveva definito the great, the very genius, e io ero rimasto senza parole, e lui mi aveva chiesto addirittura se poteva fare una foto con me, e io mi sono girato verso il pubblico e ho detto Fieu in dialetto, e finì il mondo, perché un'icona, un personaggio come Country Joe, che apprezzava la mia arte, apprezzava quello che io avevo fatto, e chiedeva di fare una foto con lui. Cioè, questo per me è una grandissima, cioè è la realizzazione del sogno della mia vita, cioè essere con dei personaggi che ho amato e ricevere un attestato di stima, un complimento in base a quello che io ho fatto. Cioè, non so, è come aver restituito in piccolissima parte quello che loro hanno trasmesso e hanno dato a me: momenti di felicità, momenti di tristezza, momenti di euforia, e momenti anche di grandissima depressione, ma quello che hanno è la colonna sonora che ha accompagnato la mia vita. Io a questi artisti mi sento in dovere, mi sento in qualche modo di rendergli un piccolo omaggio di quello che loro hanno trasmesso a me tramite un ritratto. E questo è quello che spesso faccio, ritraendo degli artisti che io reputo fondamentali per la mia esistenza. Chi vorrei in questo momento ritrarre, che è un po' una mia fissazione, è Francesco De Gregori, perché mi ha accompagnato, come dicevo prima, tantissime sue canzoni, mi sono state sempre vicini,
Tra l'altro non ho ancora fatto un ritratto di Francesco De Gregori, perché spero sempre di avere l'occasione di poterlo fare dal vivo. Un altro è Paolo Conte, però l'ho già ritratto. Mi piacerebbe anche poter ritrarre Ray Cooder. Mi piacerebbe ritrarre dal vero anche Neil Young, un altro mio idolo. Ce ne sono tantissimi che mi piacerebbe ritrarre, sempre per il motivo che dicevo prima, per poter in qualche modo restituire quello che loro hanno dato a me. Io ho dipingo, vivo, e ho uno spazio espositivo a Zibito San Giacomo, dove praticamente io sono nato. E in questo spazio io ogni tanto vengono fatti anche dei concerti dove si unisce un po' la pittura, la musica e anche il cibo che prepara mia moglie. Se a voi avete la possibilità di passare magari da Zibito San Giacomo, da venire da Zibito San Giacomo, fate magari una scappata a trovarmi, perché a me fa piacere scambiare quattro chiacchiere con le persone. Altri modi per potermi rintracciare è su Facebook, cliccando Carlo Montani, Colori della Musica, e lì trovate tutte le cose che io ho fatto. Potete anche vedere dove io faccio gli spettacoli e se a volte vi fa piacere venirmi a vedere anche a dipingere sul palco, perché lì io metto gli spettacoli che faccio, le fotografie dei miei quadri e via dicendo. Lì potete avere un punto di riferimento di quello che io faccio, e se venite a vedermi anche durante gli spettacoli, questo non può che farmi piacere. Saluto naturalmente tutti gli amici di Gem TV, saluto Ezio Guaitamacchi e saluto soprattutto Alex Pierro, grande amico che mi ha dato la possibilità di essere qui e di poter parlare con voi. Grazie a tutti e a presto. Don't hold the door.